Rambo 10, Seal 10, pronti a ripartire. Inquadrato Goldman da una parte, Willis dall'altra. Stan Fletcher, l'uomo partita potrebbe essere. Sì, sicuramente ce ne sono tanti che potrebbero decidere questa partita. Uno di questi è Mace, che prova anche a andare. Fortunatissimo, due punti li merita, perché è un grandissimo e io gli voglio bene. Pontifite per Rambo, no, assolutamente, stai facendo finta. Risponde Fletcher ed eccolo qua, tre punti per Fletcher, 13-12. È saltato oltre, guardate, è saltato oltre il difensore, guardate, incredibile. Questo ragazzo ha tutti i mezzi per essere il migliore. Più uno per gli Steel, mentre entra incredibilmente Anthony White, ma non riesce a tirare, quindi Goldman gli dice: ci penso io. Appoggio qua vicino al mio amico Stan Fletcher, che l'appoggia con tranquillità. 15-12. Direi proprio di sì, il 2 che amiamo, guardate, bellissima palla, leggermente indietro, non l'ha potuto schiacciare perché era un po' indietro, ma sono comunque due. E ora ci prova Jelani Jennings, morbida, sbagliato. Ha recuperato un buonissimo tap-in, sembrava persa la palla, fortunatamente White l'ha recuperata. 15-14, ora con tutta calma Stan Fletcher si avvicina. Ha sbagliato, qua non si è capito con il numero 33 della sua squadra e c'è stato un errore. Solito fallo che ormai conosciamo, due giocatori sullo stesso trampolino, non si può nello slalom. Parte Mace, ci prova da solo, gli va lunga. Non ce l'ha fatta Mace, ha fatto un ottimo gesto atletico, ma niente da fare, il punteggio rimane invariato e ripartono quindi gli Steel. Punteggio basso, le due squadre ci stanno mettendo molto molto molta forza, però l'importante è una cosa, il secondo tempo qua si stanno scaldando. Bravo, molto bravo Whitney White, che fa questa schiacciata spettacolare. Guardate il salto, meraviglioso, vanno a vuoto i due difensori degli Steel e sono tre punti per i Rambo. Mamma, guardate da sotto l'inquadratura, ci sono aggrovigliati, ma alla fine ha avuto ragione il biancoverde, che ne ha portate a casa tre. Io devo dire una cosa, Fletcher un pochettino troppo isolato, potrebbe essere un problema, anche se si gioca così non è un problema. Assolutamente no, ritorna in vantaggio 18-17 e manca poco alla fine del primo tempo. Allora Janis cerca di mettere un po' di ordine alla squadra biancoverde, cercano di alzare la palla, un pochettino corta, Gronga recupera, tentano il contropiede, vediamo se cercano il solito Fletcher. No, preferisce forse andare per due punti, buona idea. Tre punti di vantaggio, molto bene, non poteva schiacciare, ha preferito appoggiare il pallone, portarsi a casa due punti, mentre da parte opposta Janis prova a inventare per Willis, niente da fare perché c'è Fletcher. Janis, due errori consecutivi, qua butta giù e non fischia niente, incredibile, quindi si va avanti, vediamo Willis, prova a alzare per White, che salta bene ma perde la maniglia, recupera Fletcher, bravo Fletcher. Va avanti Goldman, oggi forse un po' fuori partita, però incredibile, lo lasciano saltare sia lui che Fletcher e potevano approfittare, potevano fare qualcosa di meglio, invece il pallone finisce a Whitney White che gli schiaccia in faccia al difensore degli Steel. Mamma mia White, ha messo già 13 punti, è lui l'anima in questo momento dei Rambo, anche se Fletcher ancora fermato per... no, niente da fare, recupera Janis, contropiede, vediamo come va a finire. Potrebbero essere tre punti importanti, non ho capito cosa voleva fare. Neanch'io. Whitney White questa volta ha sbagliato, è stato molto bello comunque l'azione che ha fatto e poi ha concluso malamente, anche se ora prova a rifarsi. Niente da fare, riparte il numero 22 Willis, viene fermato da fuori. La palla finisce agli Steel perché due biancoverdi sul trampolino e Taylor è contento. Vediamo Fletcher, un po' tra le gambe, poi va da solo. Ragazzi, quando va da solo così Fabrizio, 23-20. Ma forse la palla è uscita perché lo vedo un po' arrabbiato, vediamo un pochettino. No, è dentro netto, 23-20. Quanto ci vede Christian, erano tre punti. No, non è, no, guarda, ti dico la verità, non è che ci vedo bene perché è già uscito il risultato. 23-20 in favore degli Steel ed è finisce così il primo tempo, perché non ci credevo se la palla entrava in questo momento sul tiro di Fletcher. 23-20 per gli Steel contro il Rumble, finisce qua la partita, io farei salti di gioia e invece così non è.